Uomini e donne, pace tra Alex Migliorini e Claudio, la prova. Alex Migliorini e Claudio Merangolo di Uomini e Donne hanno chiarito? Il gesto dell'ex corteggiatore. Alex Migliorini e Claudio Merangolo si sono conosciuti all'interno dello studio di Uomini e Donne. Il primo è stato per alcuni mesi il tronista del Trono Gay e il secondo uno dei suoi corteggiatori. La prima esterna dei due è andata benissimo, ma ciò non è andato migliorando con il passare del tempo. Tutto poi è stato messo in discussione quando è arrivato Alessandro D'Amico. Claudio si è aperto molto con Alex, ha pianto per lui ma non è servito. Tra Alessandro e l'ex tronista c'è stato un bacio e questo gli ha fatto scattare la molla portandolo alla scelta, ricaduta proprio sul napoletano. Merangolo ha incassato ma non l'ha presa bene. Subito dopo la puntata, infatti, ha scritto un lungo post su Instagram in cui ringrazia i fan per il supporto. Dal giorno della scelta i due si sono risentiti solo in occasione della scomparsa della nonna di Alex. L'ex corteggiatore ha mandato le condoglianze alla persona conosciuta a Uomini e Donne ma nulla di più. Questo lo ha raccontato Migliorini lo scorso sabato in diretta radiofonica su Radio Radio da Giada Di Miceli. Tra Alessandro e Claudio, invece, c'è stato uno scambio di frecciatine. Chi si somiglia, si piglia, ha dichiarato Claudio dopo la scelta. Ora invece pare che tra i tre sia tornato il sereno. Lo dimostra un commento dell'ex corteggiatore sotto la foto dell'ex tronista, pubblicata da quest'ultimo. E virgola, sono un semplice ragazzo di 22 anni che ci mette sempre l'anima in quello che fa e in quello che vuole. So di non essere maturo ma con il tempo imparerò ad esserlo, imparerò ad essere più responsabile e più indipendente. La strada è lunga ma ce la farò. Queste le parole di Alex Migliorini sotto un suo scatto. A queste parole, Claudio Merangolo risponde, è proprio per questo che ti sei differenziato dal resto. Avanti tutta, taggando i due topini. Chi non trova l'amore, trova un amico. Claudio Merangolo è andato a Uomini e Donne per cercare l'amore ma ha trovato un'amica. Si tratta di Esther Glam, ex corteggiatrice di Paolo Crivellini. La loro amicizia è nata nello studio televisivo e continua anche fuori. È la prima volta che succede qualcosa del genere. Sonia Lorenzini e Francesco Zecchini, ad esempio, si sono conosciuti al programma della De Filippi e sono diventati molto amici.